Ecco, l'orologio è stato lavato, ho già rimontato la maggior parte dei pezzi, cioè il tamburo. Ora si va a rimontare il tutto. Questo è qui, guardiamo. Tamburo, che anch'io non me ne ricordi poi, non è che l'esale è quella L, va dopo da sé. Bene, però si va. Questa ruota è la ruota di centro che mi va qui, questo qui. I pezzi sono già stati tutti guardati prima, revisionati prima, quindi siamo a posto. Prima si va a questa, poi la ruota di centro. Questa va dopo, perché questa, vedete, questa è una sveglietta, non ha i secondi, però la ruota che facevano l'Angelus per i secondi, ruota seconda, è con l'albero lungo qui sotto, perché è programmato per una sveglietta o per un orologio da tasca o per altri meccanismi in cui si vede il secondo. E qui si montavano anche questa. Ora se riuscisse a trovare il buco, eccolo. E questa va qui. E con questa si dovrebbe essere a posto. Allora, questa mi dovrebbe andare qui, senza mi dovrebbe, questa va qui. Ora se mi metto gli occhiali numero 6, gli occhi numero 6, ecco. Io sono abituato con le pendole a fare anche senza queste meravigliose protesi dei miei occhi, però mi rendo conto, poi non ci vedo. Io qui sto pigiando, non col polpastrello, con l'unghia, perché altrimenti lascerei tutte le risate. Tanto si mette queste due. E queste, prima di stringerle a morte, che vanno strette fortissimo, si guarda se scorre, perfetto. Quindi si può mettere il bariletto. Poi questo è differente. E mi viene anche di cantare perché ho la radio spenta, che non possiamo tenerla accesa per fare queste riprese, non ci sarebbe diritti d'autore e tante cose.
però mi viene di cantare. Sono abituato e appena entro in laboratorio, la prima cosa che metto la musica, che sono innamorato della musica. E nel DNA io avevo una mamma con una voce meravigliosa, no bella, meravigliosa, però non l'hanno voluta far fare la cantante perché anticamente le femmine all'acquaio e niente scuola. Qui siamo ai primi 900, Mia madre avrebbe voluto studiare, gli dissero no, se tu sei una femmina all'acquaio, insomma se vi sembra giusto. Ed era anche una famiglia benestante, quindi non gli faceva problemi mandarla a scuola, ma era così. Come il cantare, la volevano far cantare, ma niente da fare. Prima di mettere tutto l'altro olio, provo a io rimonto anche questo, poi andò. Siamo a posto, metto l'olio. Ripeto, ognuno ha il suo modo di fare. C'è chi mi può dire, ma io lo metto, prima metto l'olio e poi metto questo. Benissimo, se ti va di fare così, hai ragione. Questo è un paio di mollettacce che si entra nei due buchi. Ora sono entrato troppo. Ecco. È rovescia questa. Quindi, essendo rovescia, ecco. Siamo arrivati in fondo. Qui li si dà mettendo cacciavite qui a bloccare e con questa. Ecco, ora si passa, dopo la telefonata, importantissima perché era la mia signora, la mia moglie, che mi diceva che stasera avremo a cena un graditissimo risottino e zucca gialla e gorgonzola, anche se a voi non interessa nulla, proprio Dio, chi è che ci ha interrotto, per darmi la notizia, ti va bene, stasera faccio quello, perfetto. E vabbè, questa divagazione non serve a nulla, non interessa a nessuno, però l'ho detta e via. Allora, qui ci si mette un tipo d'olio e nel rosismo con rubini si mette un altro olio. Nell'accappamento si mette un altro olio ancora, questo si è fatto, perché ogni punto dell'orologio ah, io lo metto sempre abbondante perché gli ho una sveglia. Ecco. Messo l'olio. Questo gira, ora si può fargli fare anche un giro. E vedere, ecco, ora gira veloce perché manca il carro. Il carro è questo. Ora il carro va rimontato qui per poi metterlo sulla svegliettina. Ora detto è un lavoro abbastanza lungo, si guarda se ce la fa, se no lo monto e poi ci si rivede perché è lungo, non so quanto si possa stare via ancora collegati. Allora, che niente, e di qua. Allora, qui ci abbiamo
La rosa di scappamento. Poi, ancorina. Il riposino di sotto, ponte di bilanciere, riposino di sopra un racchetta, ponte dell'scappamento e della due viti, dell'ancora, ponte dello scappamento e dell'ancora, poi c'è le viti. Questa è quella da sola e questa è per gli altri due. Il balancier o bilanciere, poi si piglia il cestino, si scuote sempre così per vedere se c'è rimasto qualcosa. Anche questo, eh? Questo è vuoto, si può rimettere qui. Questo è ancora pieno, finché il bilanciere lo posso appoggiare qui che non c'è nulla. Sono a vite, vabbè, ma non li dà noia. Allora. Non è rimontarlo, letterare il bilanciere, insomma c'è diverse cose da fare, lo spirale, metterlo a battere per bene. Oh, un lascia la goccia d'olio, l'avevo preso poco. Ecco, ora sì. Questo con questa. Ecco.